140. Che vi siamo venuti? Bene. Ok. Aspetta. Ecco, il presidente, quando lei mi ha dato l'opportunità? Si può dire che questo prende spunto da Raffaello o è un'assurdità? Un bala potente. Questa è la concedera di Capodimonte. Con però lì. Che scuola fai? Mi raccomando! Come sta? Non c'è male, però con due lauree, un ragazzo di 31 anni, che va a fare? Suo figlio? Mio nipote, 31 anni. Che fa? Adesso mi vuole andare fuori, la mamma piange. Non la mandiamo fuori. Vado a salutare i poliziotti, buongiorno. Posso salutarli senza disturbare i cavalli? Grazie per il vostro servizio, buongiorno. E grazie anche per i vostri colleghi che l'altro giorno sono rimasti... Buongiorno. Buon lavoro. Il direttore parla benissimo di voi. Ministro, aiutate Napoli, che Napoli ti aiuta. Anche se Napoli non ci aiuta, questo è talmente bello sto posto. Sa che io non c'ero mai stato dentro. Mi vergogno un po'. Guardate. Lei di dove è? Della città? Della città, però abito in periferia Scampia. Tenete a mente come è Maddaloni, abbiamo fatto l'operazione di rimettere a posto la palestra. Dove sta Maddaloni? Me lo saluta se lo vede? Sì. Abbiamo fatto qua. Cerca di guardare gli interessi dei cittadini meno a più. Per il marchio, il suo futuro, gli assicurati, è per i nostri figli, è per i nostri Lei dove sta? In che zona sta di Napoli? Dove abita? Ha visto il progetto che abbia fatto il Bagnoli? Sì, io buono sono venuto. È buono il progetto? Okay. Vediamo se riusciamo a farlo adesso. Vai ragazzi, grazie. Attenzione, scusi, l'abbiamo messa sotto. Ascoltiamo. Ragazzi, è fallita Bagnoli. Lo so, è salvata noi, ci soldi noi. Vai avanti Matteo, stai facendo bene. Perché dei magisti? Perché dei magisti non può essere libero di farlo. Termine italiano, secondo al mondo. Secondo me, infatti, da solo però è la cosa più squallida che è stata fatta in Italia. Voi pensate che è un milione di metri cubi, un milione di metri cubi di... Ora ci sono dei campi, sono schifezza totale, giusto? È vero, non l'ha fatta chi c'è adesso, né io né... L'hanno fatta in 27-28 anni. No. Noi abbiamo la prima cosa da fare è portare via quella roba lì. Per me questo è un paesino, perché se tu rimetti a posto l'ambiente a Bagnoli, poi in prospettiva puoi creare un po' di...